vigilia della solennità di Tutti i Santi, è bello e opportuno procedere all'inaugurazione del simulacro di San Massimiliano Maria Kolbe. Una statua, una novità, qualcosa di inedito per la città di Barcellona Pozzo di Gotto, che verrà collocata all'ingresso della struttura Casa Esercizi Spirituali denominata Santa Maria del Cenacolo, è retta dai frati francescani dell'Immacolata, presenti da 4 anni nella diocesi e nel vicariato di Barcellona Pozzo di Gotto, che si ispirano a questo martire polacco francescano. Il significato è molto importante perché in un'epoca nella quale culturalmente parlando, soprattutto in Occidente e nella nostra Italia, si registra l'assenza dei padri a causa della disgregazione della famiglia, è profetico considerare la figura di un religioso, di un prete, quindi di un padre spirituale, qualcuno che ha vissuto la paternità, ispirandosi a Dio e andando al di là del dato biologico, che offrì la propria vita per un padre di famiglia condannato a morte nel campo di concentramento di Auschwitz. Era il 14 agosto 1941. Non c'è amore più grande che dare la vita per i propri fratelli, ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo. E come cristiani anche noi dobbiamo aspirare a questo ideale di dono, che pur non concretizzandosi nel sacrificio finale e definitivo, deve però prodursi in una capacità di essere sempre generosi per il prossimo ogni giorno. In una società dove regna l'indifferenza, il messaggio di San Massimiliano è molto attuale ed è bello per la nostra città barcellonese. Anche il campo di gioco che ci è stato messo a disposizione dal comune di Barcellona in comodato d'uso nella contrada Pagano porterà il nome di San Massimiliano Maria Kolbe, SMK, e vuole essere anche qui la manifestazione di come la Chiesa nella sua maternità ma anche nella sua paternità attraverso la parrocchia si occupi della crescita integrale dell'uomo e dei nostri giovani. L'augurio è che possiamo portare a termine questi nostri progetti con celerità e con efficacia, mettendo a disposizione questi spazi esterni e anche interni, perché vogliamo rimettere su anche la canonica della nostra parrocchia, affinché ciascuno, soprattutto i più giovani, possano trovare un nido o una dimora dove aggregarsi e dove crescere culturalmente, spiritualmente, umanamente.